seguito all'annientamento atomico, la ricostruzione della nostra grande nazione potrebbe dipendere da... Rudy Slata. La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Anni di consumi sfrenati avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. E ho paura. Per me. Per mia moglie. Per mio figlio. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra. La guerra non cambia mai. La guerra non cambia mai. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani, tesoro. Tu dici? Ma certo. Ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Signore e signori, buonasera. Eccoci qui su Fallout 4, finalmente, dopo tanti anni di attesa. Come vedete, io sono qui in compagnia del mio amico, del Voltec 111, la mia bambolina che vi saluta, ciao. Adesso iniziamo, ragazzi. Questo è il personaggio che ho creato. Questo sarà il nostro Rudy Slatan, che ci accompagnerà nella zona contaminata. Andiamo avanti. Confermare il personaggio, ok. Non ci hanno fatto scegliere il nome, però. Almeno per ora. Quindi siamo pronti a scoprire questo Fallout 4. C'è molta curiosità. Ho letto le recensioni, molti gli davano 9. Ecco, è già iniziato. Questa è nostra moglie. Parliamo un attimo con nostra moglie. Tesoro. Perché non vai a vedere se è pronta la colazione? Ok, questo è un classico delle donne. Classico proprio delle donne. Porta. Insta mesh. A vedere se è pronta la colazione. Buongiorno, signore. Il suo caffè a 78,6 gradi centigradi. Preparato alla perfezione. E il giornale di oggi appena consegnato. Grazie, Cosworth. Grazie. Ma certo, signore. Vabbè, il giornale di oggi. Sempre le stesse notizie. Ma che dire? Grognak il barbaro, la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito.
Sempre sto Grognak, pure quell'altro c'era Grognak. Quanti giornali ci abbiamo? Uno per Ehi tesoro! Nervoso? Non c'è nulla, ho trascorso una A chi? giornata. Oh, vi li ha lasciati qui. Sai, all'inizio ero nervosa. Cotswold è davvero bravo con Sean. Dove è stato l'idio, no? Certo, nel 2077 ragazzi, guarda che televisione. Qual è l'obiettivo? Puoi rispondere tu. Probabilmente è quel venditore. Lo cerca tutti i giorni. Ma dove? Ah. Buongiorno, siamo della Voltec. Buongiorno. Buongiorno. Vero? Guardi che cielo là fuori. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Si tratta di una questione della massima urgenza, gliel'assicuro. Che c'è di tanto importante? Oh, niente meno che il suo futuro. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa intendo. Ora, io so che è un uomo impegnato e quindi non le ruberò molto tempo. E il tempo è una merce preziosa. Sono qui per informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale, il Vault 111. Se ne vada. Ci vorrà un minuto. Dobbiamo verificare alcune informazioni per assicurarci che siate autorizzati all'accesso in caso di annientamento atomico imprevisto. Mi parli di questo Vault? Oh, possiede tutte le comodità di una casa moderna, gliel'assicuro. Per non parlare della protezione totale da radiazioni nucleari e mutanti ostili. Un futuro migliore sottoterra. Non è solo una missione, è una passione. Non vedo l'ora che il mondo finisca. È lo spirito giusto. Ora vediamo. Ecco qui ragazzi, ci fanno scegliere i punti di special. Noi abbiamo qui dietro, come vedete qui sopra, ci hanno dato una sorta di lista con tutti questi special e ci hanno dato 21 punti adesso da scegliere. Andiamo a mettere 3 per caratteristica. Allora, abbiamo i punti per fare 4 su ogni caratteristica. Al massimo possiamo scegliere di metterne più 2 da qualcuna e rimanere a 3 qualcun'altra. Allora direi forza. Essendo Slatter noi siamo molto forti, capito? Costruzione, la forma fisica generale, il flesso della salute totale, il consumo di mutazioni quando scatti. Mentre la percezione rappresenta la capacità di adattarsi all'ambiente, il tuo sesto senso, il flesso della precisione con lo SPAV. Carisma, l'abilità di influenzare gli altri, influenza il successo nel convincere la gente e il prezzo della mercanzia. Questa penso, essendo libera, ce l'abbiamo parecchio. Intelligenza rappresenta le tue capacità mentali e influenza il numero di punti e esperienza guadagnati. Agilità è una misura della tua altezza fisica generale in due riflessi, determina il numero di punti azione con lo spav e della tua abilità di muoverti senza farti notare. E l'ultimo punto lo usiamo in costituzione. Costituzione, sì, vabbè, dai, siamo pronti. Sì, devi dare un nome al tuo personaggio prima di continuare. Ok, è vero, non l'avevo visto. Il nostro nome è assolutamente Rudy Slata. Eccoci qui, Rudy Slatan. Abbiamo un posto nel Voltec? Magnifico! È tutto. Devo solo consegnarlo al Volt. Congratulazioni per aver protetto il vostro futuro. Ah,
Grazie ancora. Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffia, no? Per te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. I miei momenti. Sappiamo. Ho cambiato Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto materno. Hai sentito proprio? Ma tu. Come stanno i due uomini più importanti della mia vita? Gira un po' quella giostrina. Come stanno? Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Andrà come quella sera al parco un anno fa. Signore? Signora? Dovreste venire a vedere! Cotsworth, che succede? Ok, che cazzo sta uscendo? Okay. Seguito da... Sì, seguito da lampi. Lampi accecanti. Suoni di esplosioni. Stiamo... Signore, stiamo cercando di ottenere conferma. Cosa? Sembra che abbiamo perso i contatti con le stazioni affiliate. Stanno arrivando rapporti confermati. E ripeto, rapporti confermati di esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Dobbiamo andare al Volta! Subito! Ho preso Sean. Andiamo! Abitanti di Century Hills, se siete registrati, evacuate immediatamente verso il Volt 111. Non scappare verso il Volt. È giusto Sean. Sean! Oh. Ah, boh. Boh, no. Quello di... Yeah. No, la mamma è cazzino, no? Sono qui, va! Ti porta da questa parte, su, porta! Io sono la Jack, non puoi entrare! Io entrerò! Non potete entrare! Ok! Fanno entrare te! Dobbiamo entrare, siamo sulla lista! Bambino, uomo adulto, donna adulta... Ok, procedete. Buona fortuna, signore. Seguitemi, che questo ombra! Tutta quella gente fuori da questo scontro! Tutto il possibile, non pazzesco. Mi fermate! Zladon è sempre Zladon, lui è a Fallout. Dai, andiamo! Salite sulla piattaforma, al centro! Ma è quanto sei lento, andiamo! Stai! Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Vi amo. Tutti e due. Ti amiamo anche noi. Pensate di farvi amico. Oh mio Dio! Oddio. Chiariti! Questa cosa non può andare più veloce! Oddio. Non ci credo. Ci siamo salvati proprio, come si dice qua, a culo. L'ultimo secondo. Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Sono... Andrà tutto bene, tutti nella vostra nuova casa. Volt 111. Un futuro migliore sottoterra. Quindi dobbiamo... Sì, salire le scale. Oh, aspetta adesso, dai, tu, siamo usciti un minuto dopo. No, no, tutti. Non dovete pensare a queste cose. Ora siete al servizio. Da questa parte, ora i residenti. Per favore, non da questa parte. Avvicinati al tavolo, prendi una tuta. Da questa parte, prego. Donna e Dio. Benvenuti. Prendete una tuta. Vi serviranno le tute per poter procedere oltre. Ah, grazie. E adesso? Segui il dottore. Ti farà vedere dove andare. D'accordo. Voi tre, seguite. Cosa sta dottore? Io. Vedi? Questa è la nostra nuova casa. Oh, vi piacerà. È una delle nostre strutture più avanzate. Non che le altre non siano magnifiche, diamoci. Giù, prendi una tuta.
è andata. La nostra casa, tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre, a quanto pensa che resteremo qui sotto? Verrà spiegato tutto alla riunione di orientamento, ma prima dobbiamo fare alcuni controlli medici. Mi sta bene, non credi? Però i nomi man mano che... sono studiate per essere non solo confortevoli, ma anche alla moda. Pronti per il futuro? Ehi, da questa parte. Sali qui sopra e indossa la tua tuta del Volt. Puoi venire qui? La capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel corpo. Rilassati. Inizia una nuova vita. Residente al sicuro. Segni vitali. Normali. Procedura completata. Tra 5, 4, 3, 2, 1. Ma c'è un addormentato. Sono criogenizzato. Bastardi, ma non vi ho iniziato. Uccido nostra moglie, ragazzi. Forza! Deve esserci uno sblocco! Abbandonare il volto. Ci hanno ucciso nostra moglie. Io scoprirò chi è stato e lo ucciderò. Bastardo. Avaria nello sblocco d'emergenza della porta. Che cazzo? Contattare un manutentore della Voltec per ottenere assistenza. Funziona. Ragazzi, sto leggendo un terminale di sicurezza. Qui c'è scritto: Dio, finalmente è successo, il mondo è finito, gli abitanti hanno fatto a malapena in tempo a entrare, non tutti ci sono riusciti. Ora siamo solo noi e i ghiaccioli, non capisco. I cervellini hanno provato a spiegarmi che questo tenerli congelati è un esperimento importante. Per un futuro migliore roba simile.
Non lo so, è strano, prima di congelarli stavamo ridendo con loro. Non avremmo dovuto dirgli qualcosa? Ancora non si capisce perché ci abbiano congelato, quindi. C'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non cosa in questa situazione, però ancora non sappiamo bene quello che sta succedendo. Vediamo un po'. Avaria critica nella stazione criogenica. Andiamo a scappare. Tutti devono. Un scarafaggio radioattivo. Scarafaggi giganti. Ma che scarafaggi giganti. Sono morto. Vabbè, era un giochetto, ragazzi, veramente pazzesca sta cosa. Un giochetto di quelli più antichi che altro. Vediamo un po', vediamo un po'. Che dormi? Dobbiamo scappare, dormi. Qui scappiamo, scappiamo. Ragazzi, questo non è confortevole qualcosa. Sono forti questi scarafaggi radioattivi, bastardi, infami. Un altro scheletro. Non è rimasto nulla. Un altro scheletro. Terminare il sovrintendente, vediamo un po'. Allora ragazzi, quello che si è capito è che ci hanno congelato per poter sopravvivere, quindi per tenerci per il futuro, questo che ho capito io. Però in realtà è ancora un po' Carina, tutto. dopo tornerò a prenderti. Infatti adesso non possiamo prenderla. È ancora tutto un po' incerto, cioè non si capisce bene quello che è successo. Noi intanto abbiamo dato una pistola che non c'è mai male quando si dà una pistola, siamo abbastanza soddisfatti di questa pistoletta. Speriamo di non doverla usare troppo presto, anche perché non ci abbiamo ancora preso mano a questo gioco. Magari è meglio tra un pochino, eh? Magari è meglio tra un pochino. Comunque ci hanno congelato, non sappiamo bene il perché, lo scopriremo e ci hanno rubato nostro figlio. Questo soprattutto lo scopriremo presto, spero, che io sto avvelenato. Adesso spariamo sti stronzi scarafaggi radioattivi di merda. Ditemelo prima, no? Bastardi, guarda, mi hai fatto sparare tutte le munizioni, oh. Vabbè ragazzi, qua abbiamo visto la mia grande abilità con le armi. La mia grandissima abilità con le armi. Ho sparato tutti i proiettili per 5 scarafaggi radioattivi. Mannaggia, quando arrivano le persone che mi sparano, che faccio? Ricaricare l'arma, Non è facile ricaricarla, non c'ho le munizioni. Riusciamo ad attaccarlo furtivamente a questo scarafaggio radioattivo. Ci stiamo avvicinando. Stai, non muori. C'è qualcuno ancora vivo? Qualcuno è riuscito a uscire? Tutti i scheletri ci sono, ragazzi. Oddio. Oh, per fortuna abbiamo trovato le munizioni, non quello. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa. Qui stiamo tornando indietro, no? Qui stiamo tornando indietro. Vediamo un po' io. Chi è? Stardo muori. Cos'è stato qua?
comando della vostra... Interfaccia Pip-Boy richiesta per attivare la sequenza ciclica della porta del Vault. Buona giornata. Che vuol dire? Serve il Pip-Boy. Che vuol dire? Ma eccolo là. Andiamo Pip-Boy. Abbiamo trovato un Pip-Boy per terra, quindi questo diventa il nostro Pip-Boy. Pip-Boy che è cambiato tanto il colore, ma l'ho scelto io. Adesso andiamo a interagire con il nostro Pip-Boy. Dai. Sequenza ciclica della porta del Vault attivata. Stiamo per scappare al volo. Arrivare. Eccoci qui. Non vogliamo modificare nulla. Usciamo dal volto. Poi già nel superficie, grazie per aver scelto con te. Ragazzi, fino adesso davvero cioè abbiamo capito fin poco, cioè ben poco. Abbiamo capito soltanto che nostro figlio ce l'hanno portato via. Nostra moglie è morta. Ci hanno criogenizzato, nel senso che ci hanno ghiacciato, quindi la criogenia, non so se la conoscete, quindi puoi venire congelato per 50 anni, poi ti risvegli, è come se c'hai sempre 22 anni, mettiamo il mio caso. Questo non sappiamo i motivi, non sappiamo che è successo, e questo qui è quello che ci aspetta all'esterno. Abbiamo lasciato un bel mondo verde e adesso ci ritroviamo questo. E andiamo subito a scoprire cosa è successo, il perché, tutte quelle cose che ci sono successe fino ad ora. Facciamolo con il nostro grande Rudy Zlatan. Cioè, sembra tutt'altro, come non sembra il posto che avevamo lasciato prima. Comunque la grafica è vero che non è una delle più belle moderne, dei giochi moderni, però cioè molto bella, molto bella. Che è successo? Cosa è successo? Questa è una delle tante case. Chi è questo? Cosworth. Fermo, figli ingranaggi. Oh, è davvero lei. Cosa è successo, Cosworth? Cosworth. Cosa è successo al mondo? Al mondo, signore? A parte i nostri gerani che sono ancora l'invidia di Sanctuary Hills, temo che mi sia stata una vera noia. Ma le cose torneranno ad essere molto più interessanti con lei e la signora. A proposito, dov'è la sua dolce metà? È morta. L'hanno uccisa. Signore, queste cose che mi dice, queste terribili cose, io ritengo che le serva una distrazione. Sì, una distrazione per calmarsi. Ma è da anni che non facciamo una bella attività di famiglia. Scacchi,
o magari la charada. John adora quel gioco. Il piccolo è con lei. Cogsworth, ascoltami attentamente. L'hai visto? Hai visto Sean? Oh, era con la signora, ricorda? Forse è andata a casa dei Parker per far giocare i bambini. Sono certo che tornerà presto. Sean è stato rapito. Ma lo troverò. Riavrò indietro mio figlio. È peggio di quanto pensassi. Soffre di paranoia da fame. Non mangiare correttamente per 200 anni può portare a questo, temo. 200 anni. 200 anni. Cosa? Stai dicendo che... In effetti un po' più di 210, signore. 200. Più o meno, considerata la rotazione della Terra e alcuni piccoli problemi con il mio vecchio cronometro. Ciò significa che è in ritardo per la cena di 2 secoli. Forse potrei prepararle uno spuntino. Deve essere terribilmente affamato. Cioè, ragazzi, 200 anni. Pazzesco, io che avevo letto 2 anni con tutte le informazioni. Quindi ecco, per chi non avesse capito cos'è la criogenia, ci hanno congelato per più di 200 anni. Più di 200 anni. Cogsworth, ti comporti in modo un po' strano, che c'è? Io... Oh, signore, è stato terribile. 2 secoli senza nessuno con cui parlare. Nessuno da servire. Ho trascorso i primi 10 anni a cercare di mantenere incerati i pavimenti, ma nulla salva il legno vinilico dalle particelle nucleari. Nulla. E non le dico la futilità di spolverare una casa crollata. E la macchina. Come si può lucidare la ruggine? Povero, povero Cogsworth, ragazzi. Deve essere stato facile, ma è un robot, però va bene. Chiediamo che un cosa po' cosa sa. Cogsworth? Temo di non sapere nulla, signore. Quando sono cadute le bombe siete scappati tutti in fretta. Ero sicuro che lei e la sua famiglia foste morti. Ho trovato questo olonastro. Credo che la signora volesse regalarglielo. Una sorpresa. Ma poi... Beh... È accaduto tutto. Grazie, Cogsworth. Prego, ora basta deprimermi. Vogliamo cercare insieme nel quartiere? Potremmo trovare la signora e il piccolo Sean. Ancora? Sono morti, da ci vedere. Fammi strada. La signora è morta. Signore. Idiota. Poi voglio sentire un attimo il nastro. Si fa tra il nastro inventario. Ops. No, non toccare. Ecco fatto. Prova a parlare. Sì, proprio qui. Dai, forza. Bravo. Ciao tesoro. Ascolta, non serve che io e Sean ti diciamo che sei il papà più bravo del mondo, ma lo facciamo lo stesso. Sei gentile, affettuoso e simpaticissimo. Ah, proprio così. E paziente, molto paziente. Hai la pazienza di un santo, come diceva mia madre. Stare tutti insieme con Sean è stato un anno fantastico, però sono convinta che il meglio debba ancora arrivare. Ci saranno cambiamenti, certo, grandi e piccoli. Tu tornerai a lavorare da bravo cittadino, mentre io dovrò rispolverare la mia laurea in legge. Ma tutto ciò che faremo, per quanto impegnativo, lo faremo per la nostra famiglia. Adesso saluta Sean. Ciao ciao. Sai dire ciao ciao? Ciao tesoro, ti adoriamo. Oh,
Immagino soltanto quanto possa essere difficile, davvero per un marito e un padre di sentire una cosa del genere dopo che sua moglie è morta e il suo bambino gli è stato portato via. Tanto Cosworth sta facendo tutte cose strane. Codsworth. Che si è combinato, Cosworth? Non si preoccupi, i miei protocolli di ricerca sono in massima allerta. È vero. Dopo le parole di Caio, Cosworth. che su pensavo di potergli dire che è andata male. Troveremo altri nemici, immagino. Qua c'è stato niente. A parte qualche mosca. Aspetti, i miei sensori rilevano del movimento in un'altra casa. Mi segua. Abbiamo lasciato un mondo normale, adesso ci sono delle mosche giganti Che che succede? sparano chissà cosa. Sta succedendo? Sorpresa! Anche qui ci Posso sono le dirlo, ho mosche. deciso che eravamo troppo pericolosi. Cos'è stato? Devi mettermi un po' di azione per pompare l'olio nel... Hai subito danni La da sua... radiazione. Ok, qui e qua ci sta niente. Andiamo di là. Diretta dal verde ingioiellato, cioè dal verde pascolo, Verde no, dal Pasqua. verde gioiello del Commonwealth, Diamond City Radio. Rocket 69 è la prossima canzone. Però, fai Che dico, Cosworth? ma mai degli altri 68 razzi? Com'è questa La storia? signora è il piccolo Sean. Non sono qui. Sean è là fuori, Cosworth. Devo trovarlo. Che ne dice di Concorde, signore? Ci sono parecchie persone lì. L'ultima volta che ci sono stato mi hanno soltanto punzecchiato un po' con dei bastoni prima che corressi a casa. C'è ancora qualcuno a Concord? Sì, anche se sono un po' malmessi. Ricorda la strada? Devi attraversare il ponticello a sud, fuori dal quartiere, e superare la stazione di Red Rocket. Io resterò qui a difendere il fronte interno. Grande. Questa è la casa nostra. Porco due, vedo, è casa nostra questa. Ma no. Non è così casa nostra. Boh, vabbè. Deve pure esserci qualcuno che potrà aiutarla a Concord. Andiamo. Ci hanno dato le indicazioni. Ecco lì, si legge Concord. Se da qua meglio non attrezzare, ci sono le radiazioni poi. Circoliamo. Vai, andiamo verso Concord. Qua che ci sta per te? Selvaggio. Red Rocket. C'è un cane. Ehi, bello. Che ci fai qua fuori tutto da solo? Che bello che è. Hai perso il tuo padrone, bello. Ok, Bello. allora, vieni con me. Dai, vieni con me. Cagnolino. Ne possiamo dargli ordini? Dove stavo? Vabbè, adesso non dobbiamo dare. Questa è Red Rocket. Andiamo a vedere che c'è dentro. Veleno per topi. Stampa posteriore di BDQ. Putto il capo. Non so perché, ma se dovevo la citervi là. Wow, vabbè, andiamo così. A buffo. Il cane abbaia. Grado per bellico. Tossico.
tipo sta male. C'ha qui scatola di topi. Vediamo un po'. Un terminale. E ci dobbiamo fare niente. Sicuramente niente. Possiamo andare a Concord. Dico, sembra uno. Pazzesco, sembra una persona, invece no. Era soltanto un... non si sa. Andiamo verso Concord. Dai cane, seguimi. Ti chiamerò Lucky. Oh, Lucky. Il nostro cagnolino si chiamerà Lucky, raga. Lucky sta buono. Andiamo. Lucky. Andiamo, Lucky. Andiamo. Siamo arrivati a Concord. Dice che ci sono persone qui. Allora ragazzi, io però direi una cosa. Lucky, vieni qui. Lucky. Ehi. Lucky. Aspetta lì. Forza. Come ti fa, bella? Ehi, bello, conosci qualche trucco? Che carino. Allora ragazzi, io e Lucky vi salutiamo. Per questa prima puntata finisce qui. Ancora non è chiara bene la situazione, però lo scopriremo. Quindi per non perdervi le novità e per scoprire dov'è il nostro figlio e chi ha ucciso nostra moglie, non perdetevi le prossime puntate. Io adesso vi saluto da me e Lucky. È tutto. Ci vediamo alla prossima.